andiamo alla scoperta di quello che è un grandissimo patrimonio paesaggistico, naturalistico dei nostri territori, che si lega in maniera imprescindibile a quella che è stata la storia, le dominazioni che hanno in qualche modo segnato i nostri territori, i nostri borghi. E partiamo da qui, da un latifondista, dai Gonzaga, che si lega a questa storia. Giuseppe De Patto, proprietario di generazione in generazione di questo, definiamolo ancora latifondo. Sì, esatto, questo appezzamento di terra denominato il Monte è stato venduto al mio trisavolo intorno al 1800-1820 dal duca catalano Gonzaga, che era, diciamo, il proprietario di una vasta parte di tutti quanti i territori della zona. Ha acquistato questo terreno il nonno di mio nonno, Angelo De Patto, farmacista, anche lui come me. Che praticamente è stato, diciamo, un po' il capostipite della mia famiglia e, oltre ad aver, diciamo, appunto, creato l'attività di famiglia che è la farmacia, ha anche acquistato questo latifondo perché aveva, diciamo, all'epoca, le famiglie, cercavano ovviamente di avere dei terreni più nella zona montana, più che nella zona, diciamo, marittima, proprio perché erano rigogliosi sia per una questione di specialità boschive, quindi magari anche per il taglio del legname, e anche per magari avere delle zone dove poter far pascolare le grandi greggi, perché anche questa zona all'epoca veniva utilizzata anche per questo. In particolar modo qui ci troviamo ed era rigoglioso il castagneto. Tutto il bosco del monte era e lo è tuttora completamente ricoperto di piante di castagno. Ci sono tante varietà, tra l'ontano, il cerro, il carpino, ma il castagno è quello che diciamo fa parte della vera natura di questa zona. Quali erano le altre caratteristiche che poi, in qualche modo questa è una zona anche protetta? Esattamente, qui c'è il Parco del Pollino, quindi questa è una zona che fa parte del Parco del Pollino, siamo praticamente a ridosso dei confini del parco perché poi parte il paese, e oltre ad essere una zona, diciamo, valorizzata da un punto di vista paesaggistico, perché qui siamo a 700 metri d'altezza, ma praticamente il mare è a 20 minuti di macchina, quindi già solamente per questo è una particolarità. Oltre a questo, ha delle qualità dal punto di vista naturalistico non indifferenti. Caratteristiche di flora e fauna che adesso piano piano scopriremo, perché se vi abbiamo portato fin qui c'è un motivo. Giuseppe è una famiglia di farmacisti, come hai sottolineato, tra l'altro la più antica farmacia della provincia di Cosenza e probabilmente anche della Calabria. Esattamente, sì, parliamo dal 1840 e c'è una buona probabilità, almeno per la provincia di Cosenza abbiamo la sicurezza, di tutta la Calabria non lo so, almeno per quanto riguarda il passaggio in generazione, come dicevo prima. È infatti un passaggio di generazione che poi vi ha trasmesso altro, quelli che possiamo definire i gioielli di Sì, famiglia. diciamo, chiamiamoli in questo modo. In realtà, queste piante che abbiamo ereditato insieme al terreno rappresentano il complesso dei castagni del Salavrone, un nome un po' particolare perché Salavrone in realtà sarebbe il nome dialettale del ramarro, molto probabilmente perché c'era una tana nelle vicinanze. Queste piante sono delle piante particolarmente importanti, principalmente per l'età che hanno e anche per determinate caratteristiche che adesso andremo a vedere. Questa qui, che è la prima, è ancora viva nonostante abbia un'età intorno agli 800 anni, almeno questa è la stima che è stata fatta da alcuni botanici. E la cosa bella, oltre al fatto che è una pianta che trasmette una sensazione particolare, solamente avvicinandosi è come se avesse un'anima propria e quindi si ha un certo rispetto nei confronti di questo genere di maestosità della natura. Questo è uno, sono
tre, le piante. Sono tre, in realtà le piante all'interno del territorio sono molteplici. Alcune furono abbattute nei tempi passati perché purtroppo quando arrivano a queste dimensioni si seccano e ovviamente per rinnovare il bosco devono essere purtroppo abbattute. E andiamo alla scoperta di quello che è l'albero centrale, con delle caratteristiche molto molto particolari, che è diventato quasi anche l'emblema di questo borgo Grisolia, e tanto da essere diventato quasi patrimonio di tutta la comunità. È stato immortalato su molteplici dépliant, su molteplici situazioni che riguardavano il territorio di Grisolia, e ripeto con grandissimo piacere, anche perché questa è una zona che noi, ripeto, è privata ma è sempre stata aperta al pubblico. Noi riceviamo, solo l'anno scorso abbiamo ricevuto intorno ai 1500 visitatori, solamente per vedere questa pianta. Giuseppe, questo è proprio il castagno del Salamrone. Esattamente, questa che vediamo alle nostre spalle è il castagno del Salamrone vero e proprio, e ha una particolare struttura, come possiamo vedere, ha questa bocca nella parte, diciamo, frontale, se la vogliamo chiamare così, che permette anche al visitatore di poter entrare all'interno della pianta. La particolarità di questa pianta è perché, nonostante sia un tronco così grande e allo stesso tempo anche pieno di parti ormai non più vive, c'è la presenza dei polloni vivi, quindi la pianta è ancora viva, è ancora, diciamo, vivente, e si può vedere in periodo primaverile, si potrà vedere che ha ancora la chioma classica delle piante di castagno. Sì, tra l'altro si può notare anche che il frutto ancora c'è, quindi comunque ancora produce è perfettamente diciamo in vegetazione, chiamiamola così. Qual è l'altra particolarità, oltre, ripetiamo, al discorso degli anni, perché anche qui siamo intorno agli 800 anni? Allora, questa qui, ripeto, la stima fu fatta su tutto il complesso delle varie piante. Questa è sicuramente quella più antica, quindi gli 800 anni completi e sicuri li abbiamo per questa pianta qua. La particolarità, oltre appunto all'età, sono le dimensioni, perché la circonferenza di questa pianta si attesta intorno ai 16 metri, e per appunto i vari censimenti che abbiamo visto, dovrebbe essere la terza pianta più grande d'Europa. La terza pianta di castagno, ovviamente, più grande d'Europa. Tra l'altro, voi come famiglia avete non solo tutelato questo patrimonio, reso anche fruibile appunto a chi vuole godere di questo paesaggio mozzafiato, sicuramente diviso, come hai detto tu, tra mare e montagna, ma l'avete anche censita tra quelli che sono gli alberi monumentali italiani. Esattamente, questa, allora, una decina di anni fa, un 10-15 anni fa, mio fratello avviò le pratiche per il censimento come albero monumentale del complesso delle piante, e adesso, diciamo, la pianta ha questa caratteristica, diciamo, certificata, diciamo così. Sì, tra l'altro anche la Regione Calabria si è munita di una legge appunto per la tutela e la valorizzazione di quelli che sono gli alberi monumentali. Quindi, Giuseppe, speriamo che questa vostra passione nel tutelare l'identità storica e territoriale di questo luogo possa in qualche modo essere anche riconosciuta a livello regionale, e che la possibilità di usufruire, ripeto, di questo paesaggio suggestivo possiamo anche darlo e offrirlo a quante più persone possibili. Senz'altro, anche perché quello che può trasmettere la vicinanza a dei giganti come questi sono delle cose che possono essere capite solamente quando si è personalmente vicino a queste bellezze. E quindi, ripeto,
la tutela deve essere assoluta e totale, così come un rigoroso controllo per quanto riguarda il rispetto nei confronti della natura stessa. E con la maestosità del castagneto chiudiamo questa puntata di Calabria da scoprire. Il nostro invito è sempre quello di venire a visitare i nostri luoghi, la nostra regione, quello che c'è di sommerso e che oggi vuole uscire fuori, vuole tornare agli antichi splendori, vuole in qualche modo rappresentare la storia di questa regione.